Benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi ripresentiamo il sistema Active Sound Booster. In particolare abbiamo montato questo sistema su questa ultima BMW X3, una BMW nuovissima del 2022, ovviamente con motore diesel, dove il cliente appassionato di macchine sportive ha dovuto comprare questa vettura per motivi familiari, però non gli è andata giù la questione che la sonorità è praticamente inesistente. Quindi è venuto da noi, ha visto video precedenti, sapeva già, si era già documentato sul tipo di sistema e ci ha chiesto appunto di installare questo Active Sound Booster sulla sua vettura. Rifacciamo brevemente un'analisi tecnica di che cos'è l'Active Sound Booster per poi passare la parola al mio collega che vi farà vedere poi nello specifico come viene settato tramite app. L'Active Sound Booster è un sistema che va a ricreare artificialmente un certo numero di sonorità. In questo caso noi utilizziamo il Max Aust, sul mercato ci sono tanti tipi di sound booster, nello specifico noi utilizziamo il Max Aust perché è un giusto compromesso fra qualità e prezzo. Si possono selezionare più di 30 sonorità diverse, quindi il cliente in maniera del tutto autonoma, entrando, si deve chiaramente collegare con l'app alla vettura, al sistema, e poi entrando nell'app può selezionare uno fra più di 30 suoni diversi, con timbri diversi, quindi una questione proprio soggettiva, la sonorità giusta il cliente la trova senz'altro. Noi di default comunque carichiamo già, a seconda del tipo di vettura e a seconda del selettore che ogni vettura ha, dai 2 ai 3 suoni, che poi il cliente può assolutamente cambiare. Da un punto di vista sonoro, questo tipo di sistema è un sistema veramente di altissimo livello, nel senso che la sonorità è difficilmente percepibile come non proveniente dallo scarico, ma è proprio una sonorità che viene ricreata artificialmente ed è esattamente la stessa sonorità, ad esempio, di un motore V6, un motore V8. Precedentemente aveva montato un sound simile all'M346, che è un timbro molto particolare, molto metallico, quindi il risultato da un punto di vista acustico è veramente di altissimo livello. Per fare un esempio, perché è molto difficile descrivere a parole un suono, non c'è un catalogo dei suoni, l'esempio che io faccio spesso ai miei clienti è: nel caso in cui un cantante vada in sala di incisione e prepari la base della sua canzone e voglia inserire a un certo punto, non so, una tonalità del violino, il basso, piuttosto che un altro tipo di strumento, lo può fare artificialmente in sala di incisione. Al risultato finale, cioè chi ascolterà il brano, non si accorgerà mai che quello strumento non è suonato da un musicista, ma è stato ricreato in studio. Quindi questo sostanzialmente è il tipo di situazione con la quale noi ci troviamo. Altre due note sul sistema: è un sistema assolutamente omologato, perché non tocchiamo strutturalmente nessuna parte della macchina, lo scarico non viene toccato, il montaggio avviene o all'interno della macchina, nel vano dove c'è la ruota di scorta, nel caso appunto non ci fosse la ruota di scorta, oppure viene staffato sotto, diciamo sotto alla scocca, più o meno dalle parti delle parti posteriori, in maniera del tutto nascosta, e la sonorità uno la percepisce sia all'interno della vettura che all'esterno della vettura. Ovviamente poi tramite app, che adesso il mio collega vi spiegherà più in dettaglio, il cliente può chiaramente regolare il volume, accedere a determinati tipi di sonorità particolari e ovviamente spegnere e accendere il sistema. Io a questo punto passo la parola a Mirko, che è un pochino più tecnico di me ed è colui che installa da un punto di vista pratico questi sistemi e ne sa sicuramente molto più di me. A te. Allora, una volta installato il tutto, andiamo a scaricare la nostra app dedicata della Max Aust, dove dopo noi registreremo i vari sound, il volume, oppure si può regolare i bassi, gli alti, i medi, il backfire, che sarebbe gli scoppiettini in rilascio, quando uno rilascia tende a fare gli scoppiettini come le macchine sportive. In più questa macchina è dotata del tasto interno Sport, Comfort ed Eco,
Ovviamente senza usare più l'app uno può memorizzare su ogni canale dell'autovettura il settaggio che vuole e anche il sound. Il cliente per il momento ha voluto su tutte e tre lasciare tre sound completamente diversi, alcuni preferiscono lasciarlo uguale, alcuni invece su eco, che lo usano soprattutto in città, preferiscono magari lasciarlo spento in maniera che quando mettono eco senza toccare niente nell'app lui si disattiva da solo. E comunque dall'app noi possiamo sempre accendere e spegnere e regolare i vari volumi, i vari settaggi, come adesso vi farò vedere nel video. Allora, come avevamo detto prima, ora noi abbiamo attivato la nostra app della Max Host. Adesso è spento, si vede dalla pantera mezzo rossa che lampeggia. Quindi la macchina così è originale. Ovviamente adesso il selettore dell'autovettura è su Sport, che viene anche riportato sull'app. Man mano che si cambia, ovviamente Comfort, Eco Pro. Ovviamente ogni volta che noi cambiamo c'è memorizzato un sound completamente diverso su ogni tre dei settaggi dell'autovettura. Uno se vuole comunque schiaccia il tre lineette in alto. Qui abbiamo appunto Sport e per il momento c'è registrato l'Urban. Schiacciando su Urban vengono fuori gli altri suoni che uno può decidere di cambiare a piacimento. Ovviamente una volta che si torna indietro ti chiederà di salvare e uno salva. Ovviamente qui abbiamo tutte le varie impostazioni, il numero di giri motore, quando se seguire il pedale o seguire i giri motore. Ovviamente abbiamo un sacco di funzioni, abbiamo anche gli alti, bassi, medi, perché si può, siccome è un riprodotto elettronicamente, si può anche aggiustare come sound. E qui abbiamo il backfire, quello che dicevo prima, gli scoppiettini in rilascio. Quando uno rilascia decide a quanti giri motore e quanti scoppiettini fargli fare, da 1 a massimo di 5, ovviamente sempre utilizzando l'app. Poi una volta si chiude ti dice salva, salva. Da qua ovviamente si accende e si spegne, però comunque una volta che tu spegni la macchina lui si spegne da solo e quando si riattiva torna sull'ultima impostazione che è stata diciamo messa l'autovettura. Anche per oggi è tutto, se avete bisogno di ulteriori informazioni sul sistema Active Sound Booster Max Host ci potete contattare telefonicamente allo 0273 83 175. Vi invitiamo comunque a consultare il sito www.9000giri.it e cosa fondamentale iscrivervi cliccando sulla campanella al canale YouTube 9000 Giri Elaborazioni in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività. Alla prossima! We'll be right back.